Oh, sbarbaciccioli di Sbarbaciccioline, buongiorno, benvenuti in questa nuova live Space for Spies. Oggi abbiamo un team, raga, che neanche dovrebbe esistere. Cioè, un team che l'ho fatto in 5 minuti. Fate finta come se non esistesse. Ma no, perché, raga, secondo me ha la base per poter essere un team, ma è da mettere a posto. Allora, abbiamo Crine alato con Magibrillio, Forza Lunare, Palla Ombra. Siamo velocissimi, siamo timid. Protezione, siamo timidi, velocissimi. Abbiamo accanto Sacco Ferro che con vento gelato fa speed control, capsula energetica per aumentarsi la speed, fare vento gelato in priority, l'utilizzazione, idropompa che misseremo ogni volta. Poi abbiamo Farigiraf, weakness, ma perché? Perché c'è Mushold accanto che con picchiaduro ci attiva la weakness e poi noi facciamo cose potentissime a nastro, così, da ignoranza pura. Ci abbiamo distorsione, protezione, psichico, gran voce. Abbiamo la terra normale. Quindi sono qui, picchiaduro, protezione, provocazione. Abbiamo il fatto che diventiamo di tipo ghost per evitare mosse lotta che ci vanno a distruggere. Il picchiaduro non ci serve soltanto per Farigiraf, per aumentarci l'attacco speciale, ma anche per Annibale. Che Annibale, come sapete, più volte ci tocchiamo e più il nostro pugno avrà un'impugnatura degna di nota, ok? E poi abbiamo assorbi pugno, protezione, gran fisico, siamo avanzi, normali con la terra. Questo qui, vabbè, è un già Pokémon, è lo stesso Pokémon che aveva nel team di prima, raga. Cioè, io ho voluto, stavolta ho voluto fare un Mushold Annibale team fatto a cazzi miei ed è venuta fuori sta roba con l'aggiunta di Farigiraf che si attiva la weakness policy. Poi abbiamo il fungo furioso, Orlando Furioso, grande Orlando Furioso, ho trovato il soprannome. Raga, Orlando Furioso, terra, acqua, spora, rivincita, semitraglia, protezione con il dado truccato. Perché con il dado truccato di semitraglia prendiamo kill importante, tipo la sesh di Crine alato. Noi lo killiamo se compiamo 5 volte. Sacco Ferreo è sesh, se compiamo 5 volte prendiamo la kill. Fungo Furioso, se fa 5 hit, prende kill anche su Palafin, che è una cosa importante. Dai, siamo contro Justin! Grande Justin! Grande! Ci abbiamo il team simile, Justin! Vai, Justin! Grandissimo Justin! Figa, che figo che è Justin, raga! Che violenza potenza! Vedete, bisogna capire come gestire la situazione. Allora, Sbarbagius. Se io facessi subito gran fisichella,
Che tanto i topini bastardi non muoiono mica, ne? Però andiamo a togliere vita. Ok, lui ha fatto gran fisichella. Che merda. Aspetta che io c'ho delle incresciose. Abbiamo fatto la stessa sminchiata. Zio porco. Va bene. Adesso gli si può fare beat up veramente. Tanto sto vedendo che noi siamo più veloci. Gli posso fare veramente beat up. Allora. Perfetto. Raga, sciambola! Sciambola! Non rompete il cazzo. State buoni, zio porco. Questo fa male. Giuda, zio porco.
miss! E miss! E miss! E miss! Adesso, raga, mi critto, muoio di... Vi immaginate? No, no, lascia stare la Trick Room. No, fa niente. Non mi interessa la Trick Room. Lasciala perdere, brutta. Neanche ce l'avevo Trick Room prima della live. Avevo Calm Mind. Cazzo, gli è entrata l'idropompa. Merda. Sempre brutto vincere le partite in maniera semplice, capace di lui, cazzo. Iron Hanzo! Raga, vedete, quello lì è più lento del mio Fluttermane. Io avessi messo Trick Room, avevamo perso, già. Questo è più lento, vedi che è più lento? Vedi che io ho le giocate giuste. Il team è mio, gioco come cazzo dico io, avete capito? Avete visto come si vince la partita? Senza mettere Trick Room. Mettevo Trick Room, lo prendevo nel culo. No. Non è la stessa cosa. Perché qui i cinesi fanno il mangiare vero cinese. Non fanno il finto mangiare cinese che c'è in Italia. Il Nikuman non lo trovi in Italia. È tutto diverso. È tutto diverso. Ma questo non è il tipo che abbiamo già affrontato prima, raga. Secondo me sì, guardate che secondo me si è blitterato. Ho fatto un ruttazzo. Un po' come mangiare gli amici. Chiamata col prof fatta. Chi ha vinto? Tu o il prof? Quante perse nel frattempo? No, di vero stiamo facendo serie di vittorie assurde. A parte questa che perderemo perché non sto selezionando la gente che bisognerebbe selezionare. Però veramente... Boh, no, raga, non so cosa ho selezionato. Però veramente... Stiamo facendo vittorie su vittorie. Birra, Nikuman. No, no, tranquillo. Adesso questa la perdiamo. Con molta calma questa la perdiamo. Perché vedi che lui è, cioè, il rosso fuoco. Brunilde, ecco come chiama Brunilde. Bello il nome Brunilde. Ma se io sparo subito... No, facciamo protezione. Sinceramente non lo so che cosa vorrei fare della mia vita in questo momento. Un ruttazzo.
Vengo in Giappone e mangio la carbonara. Vabbè, se te la faccio io ancora. No, secondo me è la cosa sbagliata. Raga, secondo me questa potrebbe essere una mossa. Cazzo, qui c'era da fargli direttamente. Merda, vabbè. Magibrillio, ho fatto una giocata, una via di mezzo. Però d'altronde, no, come ha evitato? Che bastardo. Ma no, raga, abbiamo messo vento gelato. Ma no, ma raga, ma che sfiga sia, che sfigati. No, vabbè. Siamo sfigatini però, tanto sfigatini. Vabbè, se abbiamo missato vento gelato non missiamo idropompa. Però idropompa killa, io non lo so mica. Tanto entra Tatsugiri e invece Tatsugiri non è entrato. Che schifo. Chi entra qua? Sì, hai visto come... come si ragguaglia. Sembra venerdì. Eh sì, perché tu mi volevi. Sì. Sì, raccontalo all'Enjoy. Tu mi volevi far fuori il funghetto. Il funghetto soltanto ad Amsterdam. I funghetti solo ad Amsterdam. Noi prendiamo quelli pregiati, quelli buoni, quelli di una certa fattura, quelli di una certa accavrevolezza, slevelezza. Non quello che dici tu. Mi voleva killare. Madonna santa, però che danno di merda che mi ha fatto. Che scioglievolezza. Che scioglievolezza questo ingioiezza. Ma come è atterrata ad Amsterdam per Utrecht? Ma a Utrecht c'è l'aeroporto della Ryanair. Andate fino ad Amsterdam per poi andare a Utrecht. Poi da Amsterdam ad Utrecht sono tipo 100 e passa chilometri, raga. Cioè c'è l'aeroporto ad Utrecht, raga. Madonna, se mi ammazza Brunetto è finita la partita. Ma come non c'è un cazzo di volo per Utrecht, raga? Ma è impossibile, ci sono sempre stati. La Ryanair è sempre stata che va a Utrecht. Ma io non la vincerò mai sta partita, raga. Lui protegge. L'ho detto io, non è che vi racconto le stronzate. Forse ecco, Brunetta qua... bisognerebbe provare a farlo più veloce di Dondoso. Aumentargli la speed. Ovviamente lo stronzo si sveglia, perché figurati quando mai nella vita.
nella sua miserabile vita, quando mai? Manculato. No, raga, che inculata. No, l'ha previsto. Io avevo paura dello sbigo attacco. Non ho fatto semitraglia. Avevo paura, raga, dello sbigo attacco. Mi avrebbe ammazzato. Faceva sbigo sbigo, mi ammazzava la brunetta. Cazzo, comunque pia. Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è appena successo? Allora, con calma. Con calma, perché... dobbiamo pensarla bene. Cioè, per dire il vero, non so se killo. Che se non dovessi killare andrebbe anche sì bene, perché poi killo di... di leofilizzazione e poi faccio semitraglia su quell'altro. Stardo ha fatto la clip. Stardissimo. Allora qui noi... anzi no 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 no, raga, facciamo una cosa ancora più intelligente. Facciamo così: liofilizzazione, esporiamo qua, kill, si addormenta, così siamo sicuri che non rompe i coglioni. Poi si fa liofilizzazione di qua, spora di là e piano piano cerchiamo di vincere la partita. Cioè, raga, attenzione, perché se vinciamo... Madonna. Tanto abbiamo visto di essere più veloci di King Gambit con il nostro sculettatore, con il nostro brunetta. Lui si sta incazzando pesantemente perché noi si è sculato di brutto. Tu sei debole per 4, devi morire per forza. Bravo, bravo, bravo. Allora, speriamo che non si svegli subito come è successo prima. Perché lui adesso c'ha il turno di sleep, l'ha fatto adesso. Idropompa che potrebbe missare. Tanto qualsiasi cosa facciamo, raga, è poco efficace, quindi c'è, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Idropompa non missa. Danni ragguardevoli. Che cazzo vuol dire? E che danni! Mamma mia, che forti!
questi semini. Vai. No, ma Digio, lo reggo. Coso? Faccio idropompa spora, casomai. Lo reggo. Il Sucker Punch. No, ma lui ha abbandonato perché si è incazzato. Quindi va bene. Grazie a tutti per essere rimasti con fino alla fine. Se la live vi è piaciuta, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuta, state zitti. Fatevi il cazzo vostri. E ci vediamo domani, sempre verso mezzogiorno. Ciao 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 ciao.